È un momento molto difficile che si è accentuato nelle sue difficoltà dopo il Covid e in tante relazioni dell'anno giudiziario quello che io dicevo, il lavoro del Tribunale è quello di cercare, specialmente andando nelle scuole, di risolvere la cifra della violenza come modo di comunicare, che è la cifra purtroppo tipica, sta diventando la cifra tipica almeno per i fenomeni che sono emergenti. Così Cecilia Angrisano, presidente del Tribunale dei Minori dell'Aquila, commenta l'ultimo episodio di violenza tra i giovani, l'accoltellamento del 21enne avvenuto all'Aquila, ma anche il recente femminicidio di Giulia Cecchettin, dove vittima e carnefice sono due giovani appena ventenni. Prendendo parte al programma messo in campo dal Comune di Pescara, 365 giorni no alla violenza sulle donne, la presidente del Tribunale dei Minori ha incontrato gli studenti del liceo scientifico Da Vinci per analizzare le diverse sfaccettature di un problema che sta aumentando con preoccupazione soprattutto tra i giovani. Il lavoro che noi pensiamo sia fondamentale è quello di aiutare i ragazzi a riconoscere le emozioni, le proprie e quelle degli altri, per controllarle. E poi naturalmente ci sono situazioni che derivano da problematiche sociali che attraversano tutto il mondo della società civile, che hanno tante origini e tante concause. Una cosa è sicura, quello che balza agli occhi è l'innalzamento di questa cifra della violenza. Dall'altro lato quello che noi vediamo è un'enorme fragilità e sofferenza e abbiamo tanti tentativi di suicidio gravi, seri, tante difficoltà psichiche dei ragazzi, disturbi alimentari, disturbi del comportamento. Non lo vediamo solo noi, stanno scoppiando tutte le neuropsichiatrie ed è un problema sul quale si interrogano anche moltissimo i neuropsichiatri infantili. Quindi c'è una società che non sta più funzionando, che non accoglie, che non insegna. E non mi piace generalizzare perché io trovo che i ragazzi siano meravigliosi. Non è mai successo che io non abbia visto una risposta straordinaria nei nostri ragazzi, che siano soggetti al penale, che siano incrociati nel civile. Quindi loro hanno le risorse, hanno la resilienza. Siamo noi adulti che dobbiamo interrogarci su quello che insegniamo, non a parole ma per come siamo, sull'attenzione che diamo loro, sull'autostima che diamo loro, sulla possibilità che diamo loro di vedere e prospettarsi un futuro. E quindi che li aiuti a superare l'idea che l'altro sia un avversario, un nemico o un nulla. Molto dipende dal mondo degli adulti. Nell'aula magna del liceo scientifico il dibattito è stato animato anche dalla dirigente scolastica Stefania Petracca e dall'assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio. All'interno di questo percorso educativo avremo il presidente del Tribunale dei Minorenni che verrà per l'appunto a parlare con i ragazzi, quindi direttamente con i ragazzi, di questa importante tematica. Quindi proseguono i nostri impegni perché bisogna iniziare dai ragazzi, quindi già dalla fase educativa dobbiamo rilanciare questo messaggio: 365 giorni all'anno non alla violenza sulle donne. Io vorrei parlare della distinzione tra soggetto e oggetto, del mito della fusione che non è amore, e vorrei ragionare con loro. Cos'è per loro l'amore? Riflettevo sulla risposta di altri ragazzi in una ricerca dell'Aquila. Una delle più belle era: l'amore è una casa sicura. Una casa sicura non è una gabbia. E quindi come possiamo, sia noi sia maschi che femmine, immaginare una casa sicura in cui ognuno dei due sia se stesso e l'incontro sia un incontro di anime, di corpi, ma non sia lo strangolamento dell'identità dell'altro.